Matteo, passo la parola a Francesca che vi parlerà del workshop. Allora, il 29 settembre, cioè solo un paio di mesi fa, Comune e Politecnico hanno lanciato finalmente un workshop sulla goccia in grande stile, durata 6 mesi e sito. Finalmente, dopo più di 2 anni che il nostro comitato La Goccia lo richiede, l'amministrazione ha deciso di dare ascolto ai cittadini, di chiedere ai cittadini quali sono i desideri legati all'area degli ex gasometri. Leggo dal documento di Comune Politecnico: per individuare aspettative e bisogni relativi alla trasformazione dell'intero ATU, ambito di trasformazione urbana, con una progettazione partecipata di una parte dell'area in trasformazione destinata a parco pubblico. Trasformazione è una parola importante, perché ci può essere una trasformazione che stravolge tutto e una trasformazione invece che rende migliori le preziose caratteristiche della goccia già esistenti. Ma vediamo prima di tutto che il workshop lanciato, invece che partire dall'inizio, parte dalla fine. Infatti, già in questo primo momento in cui sono state sentite alcune associazioni di zona, si sono chiesti i desideri dei cittadini riguardanti la goccia senza avere mai permesso e organizzato visite dentro l'area. Cioè, i cittadini sono stati chiamati quindi a progettare un luogo assolutamente sconosciuto. Possiamo ipotizzare il motivo per cui la visita è stata promessa solo in un imprecisato futuro dopo molte insistenze. Forse nella bella stagione il territorio appare troppo affascinante per essere appunto oggetto di modifiche delle cosiddette trasformazioni. Come avete sentito, chi è riuscito a entrare in estate, un giornalista della Stampa di Torino e la naturalista Valentina Scaglia, ha parlato di un luogo selvaggio da favola. Abbiamo avuto la fortuna di avere all'ultimo momento qui Valentina Scaglia, che stamattina stava scalando e stasera è arrivata da noi per raccontarci, per darci così un'immagine di quello che lei ha visto, di quello che lei ha potuto vedere, noi no, all'interno della goccia, dove c'è non solo flora ma anche fauna ormai. Poi c'è un altro motivo per cui il workshop parte all'incontrario. Prima ancora che i cittadini possano farsi un'idea e dire i loro desideri, il Comune ha già dato alla metropolitana milanese il compito di scavare e sbancare il primo lotto della goccia, 8 ettari intorno al grande gasometro, come avete sentito. Questo primo atto di bonifica distruttiva delle alberature di pregio esistenti è fatto non solo prima di interpellare i cittadini, ma contro l'opinione del comitato e dei cittadini che precedentemente hanno fatto ricorso proprio in proposito, come abbiamo detto. Il Comune vuole spendere 5 milioni dicendo di voler fare un nuovo parco, quando un parco esiste già e secondo l'opinione degli esperti del Comitato potrebbe essere salvato nel tempo con operazioni di bonifica dolce. Inoltre questo primo passo prelude a passi simili successivi che distruggerebbero tutto quello che la goccia ora è. Concludo parlando del primo impatto avuto dal nostro comitato nei confronti del DASTU, il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico, che guida il percorso di partecipazione. Già è curioso che a guidare il percorso di partecipazione sia il Politecnico diretto interessato a edificare la zona, ma l'incontro che abbiamo avuto ha chiarito che, uno, la bonifica, tra l'altro l'espressione usata nell'incontro per definire lo stato dell'area è stata alla faccia della scientificità, la goccia piena di M. Due, che il primo obiettivo è quello di capire di cosa gli abitanti della Bovisa, di qua della stazione, dicono di aver bisogno per trasferire la soddisfazione del bisogno al di là della ferrovia. Faccio un esempio, gli abitanti dicono che il primo loro problema è il lavoro. Bene, si costruiscono allora luoghi di lavoro nella goccia. Quando noi diciamo perché non utilizzare invece la storica livellara oggi inattiva? Oppure, gli studenti del Politecnico hanno bisogno di residenze, dunque facciamola nella goccia. Quando basterebbe invece completare lo scheletro di via Durando che era proprio destinato agli studenti e non è mai stato terminato. Ultima osservazione, sempre all'incontro del comitato La Goccia con il DASTU, è stata ventilata
come da DASP come soluzione per battere il degrado nella goccia, che vengono costruite abitazioni perché un giardino di notte senza abitazioni non è sicuro. A questo rispondiamo che la provvista di qua della stazione è tutta residenza abitazioni, tuttavia è degradata e dà una percezione di insicurezza di notte. E che di notte anche il parco Sempione viene chiuso e che in ogni caso il problema allora dovrebbe riguardare tutte le aree verdi estese in città come il Parco Nord ad esempio. Ritorniamo dunque alla richiesta di entrare nella goccia, perché sia la natura oggi esistente, rigogliosa di fauna e di flora, a suggerire i modi per accompagnarla, affiancarla in una trasformazione dolce, rispettosa di quello che c'è già, compresi le difficili archeologie industriali. E adesso io inviterei Valentina Scaglia a dirci due impressioni. Grazie a te. Buonasera a tutti, scusate, sono arrivata un po' rocambolescamente all'ultimo momento. E, comunque, vi racconto un po' la mia esperienza di quest'area. No? In primavera sono stata contattata dalla stampa per fare una serie di articoli a firma di Marco Rino Ferrari sulle zone più selvagge d'Italia, o su alcune di queste zone. No? Io un po' come consulente ho suggerito alcune aree e poi volendo anche inserire un'area urbana o periurbana, no? Cosa che era un po' una novità, perché io ne sono delle zone più grandi, foreste, isole, eccetera. Io ho suggerito questo posto, la goccia, che conoscevo già diciamo, da giri precedenti, come esempio di zona selvaggia urbana, zona fuori dai percorsi, inaccessibile, difficile da conoscere, eccetera, anche se relativamente piccola. E quindi abbiamo fatto poi luglio questa spedizione alla goccia. È stata una grandissima emozione entrare in quest'area perché non so se voi siete abituati a girare nei posti un po' marginali della città, un po' spazio tra Milano, sono diverse aree abbandonate, no? Alcune anche piuttosto grandi, però la goccia è sicuramente quella più chiusa. Cioè, mentre nelle altre in qualche modo, insomma, i recinti sono un po' quello che sono, quando ci si avvicina alla goccia, un po' c'è questa specie di contorno formato dalla cinta ferroviaria, no? Che crea anche proprio una separazione netta. Un po' sugli altri lati ci sono dei fili spinati, delle robe tipo Alcatraz, che uno dice, ma insomma, cos'è che c'è lì che sembra che ci sia la Fornox, no? È molto difficile entrare in quest'area. Una volta però che si riesce a marcare questa sorta di porta spazio temporale, è come fare una specie di tuffo in un modo così un po' strano, un po' misterioso, sì, ma è un insieme di archeologia industriale, come dire, potenza vegetale, no, di questi enormi alberi che non sono alberi rari o strani, ma semplicemente sono cresciuti tantissimo più di quello che sarebbe possibile diciamo in un parco urbano o in un'alberatura urbana normale. No? Gli stessi edifici industriali è un po' come se tutti fossero scappati lasciandoli tutto, no? Perché ci sono ancora per esempio dei macchinari, degli argani, delle pompe, delle strane robe che non si capisce cosa siano, degli enormi bastoni che di tempo si sono riempiti di busti, terra, eccetera. No? E poi la vegetazione che avviluppa tutto quanto, no? In un modo, la vegetazione ha ristretto dei grandi viali che caratterizzavano la struttura un po' geometrica di quest'area, perché adesso ci sono ancora i viali, ci sono ancora a volte i cartelli che dicono non sbottare di qua, non sbottare di là, senso unico, però magari sono avviluppate pietre, mi sembra un po' inquietante. No? Gli stessi gasometri fino a un'altezza notevolissima sono ammantati di edere che salgono fino a 30-40 metri, c'è veramente uno spettacolo notevolissimo che andrebbe perso se uno dicesse vabbè sì dai facciamo un parco, no? Però come dico io allora tiriamo giù tutto e mettiamo magari i filari, eccetera. C'è questo misto di naturale, artificiale, casuale, ordinato e disordinato è qualcosa di unico secondo me per la città in questo momento, su questa superficie, in questa posizione.
Un'altra cosa molto particolare proprio dal punto di vista strettamente vegetale, botanico, è che le piante spontanee si sono mescolate in modo intricatissimo con delle piante che probabilmente erano state messe a dimora da chi lavorava lì, no? Per esempio ci sono dei rosetti, ci sono dei filari di oleandri che in qualche modo però si sono mescolate con tutto il resto, no? Per cui chi gira lì dentro c'ha una strana impressione di essere in un posto un po' magico, un po' particolare. Ecco. Il giornalista della stampa Marco Bruno Ferrari è stato molto, anzi mi spiace che non sia venuto stasera, comunque è stato molto conquistato da questo posto, di cui come dire non si immaginava tanto l'esistenza, no? Infatti secondo me ha scritto uno dei suoi migliori testi di questa serie di articoli. Ecco, io anche se è difficile in realtà appunto varcare questa soglia, però è anche molto bello fare un giro a piedi, se si riesce anche io cronologicamente, attorno alla goccia, cosa già non facilissima perché bisogna per un tratto avventurarsi nella zona della ferrovia. Anzi, uno dei punti di vista migliori dell'interno della goccia, per chi non riesce a entrarci fisicamente, andare proprio dove c'è la ferrovia, perché la ferrovia è leggermente sopraelevata e si vede questa zona di quasi una foresta urbana, no? Si vede abbastanza bene dal lato nord della ferrovia. Vabbè, questa è stata un po' la mia impressione, la mia esperienza della cosa, cioè ho avuto un'idea di ricchezza, di grande varietà e anche di importanza storica, perché comunque gli edifici che ci sono dentro hanno un certo peso, una certa valenza e sono anche in buono stato, cioè non sono le classiche fabbriche crollanti, capannoni, mezzi scassati che qui diciamo la cintura di Milano è abbastanza ricca, no? Cioè lì c'è qualcosa effettivamente di valore che si potrebbe fare proprio conservando questi edifici, conservando le alberature, conservando anche un po' di trico, ecco, di mescolanza. Fare un tacco più tradizionale probabilmente abbatterebbe questo valore, lo renderebbe più, renderebbe l'area un po' più banale. No, dunque nella nostra visita anche per l'ora non era più adatta, insomma. Comunque ci hanno detto che lì ci sono delle volpi, sì, è probabile, cioè è un'area adatta alle volpi in effetti, però noi non le abbiamo viste, adesso non vorrei dire una cosa, è probabile che ci siano. Bene, allora...